era seduto in una stazione della metropolitana di Washington DC e iniziò a suonare il violino. Era un freddo mattino di gennaio. Suonò sei pezzi di Bach per circa 45 minuti. Passarono tre minuti e un uomo di mezza età notò che c'era un musicista che suonava. Rallentò il passo, si fermò per alcuni secondi e poi si affrettò per riprendere il tempo perso. Un minuto dopo, il violinista ricevette il primo dollaro di mancia. Una donna lanciò il denaro nella cassettina e, senza neanche fermarsi, continuò a camminare. Pochi minuti dopo, qualcuno si appoggiò al muro per ascoltarlo, ma poi guardò l'orologio e ricominciò a camminare. Chiaramente era in ritardo per il lavoro. Quello che prestò maggiore attenzione fu un bambino di 3 anni. Sua madre lo invitava a sbrigarsi, ma il ragazzino si fermò a guardare il violinista. Infine la madre lo trascinò via, ma il bambino continuò a camminare, girando la testa tutto il tempo. Nei 45 minuti che il musicista suonò, solo 6 persone si fermarono e rimasero un po'. Circa 20 gli diedero dei soldi, ma continuarono a camminare normalmente. Tirò su 32 dollari. Quando finì di suonare e tornò al silenzio, nessuno se ne accorse, nessuno applaudì, né ci fu alcun riconoscimento. Nessuno lo sapeva, ma il violinista era Joshua Bell, uno dei musicisti più talentuosi del mondo. Aveva appena eseguito uno dei pezzi più complessi mai scritti, su un violino del valore di circa 3,5 milioni di dollari. 2 giorni prima che suonasse nella metro, Joshua Bell fece il tutto esaurito al teatro di Boston, dove i posti in media costavano 100 dollari. Questa è una storia vera. Joshua Bell era in incognito nella stazione della metro, il tutto organizzato dal quotidiano Washington Post, come parte di un esperimento sociale sulla percezione, il gusto e le priorità delle persone. La prova era se in un ambiente comune ad un'ora appropriata percepiamo la bellezza, ci fermiamo ad apprezzarla, riconosciamo il talento in un contesto inaspettato. Se non abbiamo un momento per fermarci ed ascoltare uno dei migliori musicisti al mondo, suonare la miglior musica mai scritta, quante altre cose ci stiamo perdendo?